Valpista Motor Show, la prima edizione della manifestazione sportiva per ricordare a 2 mesi dalla sua scomparsa Nicola D'Alto, il noto e rispettato imprenditore del Vallo di Diano. Il Motor Show, organizzato in tempi record dalla Evo Rally, si è svolto all'interno del Valpista Karting Raceway di Teggiano sabato 1 e domenica 2 giugno. Nonostante i brevissimi tempi dalla notizia ufficiale della messa a calendario dell'evento, le aspettative non sono state affatto deluse. Il successo di pubblico annunciato si è palesato sin dal sabato, nonostante le condizioni meteo avverse, e addirittura nella giornata di domenica si sono registrati oltre 5.000 ingressi all'interno del circuito. Piloti professionisti di altissimo livello e provenienti dall'intero stivale hanno aderito all'evento e il pubblico presente ha potuto ammirare in azione, su un tracciato misto asfalto e terra, delle vere auto da rally di ultimissima generazione. Vetture con più di 300 cavalli e trazione integrale che rappresentano la massima espressione in termini di ingegneria meccanica ed elettronica e che fanno parte del top di categoria a livello nazionale e internazionale. La manifestazione ha dato il giusto spazio anche alle auto da rally a 2 ruote motrici e alle vetture stradali che hanno potuto divertirsi e confrontarsi su un percorso interamente asfaltato. È stato Luca Pistone di Polla a firmare la migliore prestazione con le auto stradali. Tra le vetture da rally a 4 ruote motrici a bordo di una Skoda Fabia R5 c'era invece il pilota di Sala Consilina Sabatino Di Mare. E in questa competizione c'è una storia molto particolare e locale. Luca Pistone ha voluto creare una vettura da strada per poter partecipare e mettersi alla prova insieme a Max Di Donato. E per sostenere la sua voglia di impresa e anche il suo talento da pilota, al suo fianco si è schierato l'intero paese. Luca ha saputo correre alla pari con i piloti professionisti e con auto di alto livello. Una prestazione di alto livello che ha sorpreso gli addetti ai lavori. E ha trovato l'assistenza tecnica dei meccanici La Padula e il supporto di diversi sponsor come Studio Legale Soriano, De Pieri Fabio Trasporti, Polfer, la Valvetro, Spagna Car, Vapor Mango Eco Wash e Progress SRL. Importante poi la collaborazione di Non Solo Wrapping di Antonio Garone.